Buona giornata. Oggi la liturgia ci fa pregare con un testo, con una preghiera che non è tratta dal libro dei Salmi, ma è tratta dal libro del profeta Isaia. E è una preghiera che però ha proprio la forma di salmo e si trova nel testo di Isaia, strettamente collegata con la vicenda che viene raccontata nella prima lettura. Nella prima lettura si racconta la storia del re Ezechia. Il re Ezechia è il re che ha regnato a Gerusalemme dal 712 al 686. Questo re a un certo punto cade ammalato e il profeta Isaia va da lui e invece di dargli conforto gli dice: da disposizioni per la tua casa perché tu morirai e non vivrai. A quel punto, dice il testo, Ezechia, sentite queste parole, voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore. Vive, cioè, queste parole dure, trasformandole in preghiera. Fece un gran pianto. Allora Isaia ritorna su ispirazione di Dio e gli annuncia, così dice il Signore Dio di Davide, tuo padre, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni, tu vivrai altri 15 anni. E gli dà anche un segno, e cioè il sole fa retrocedere l'ombra di alcuni gradi sulla meridiana. Questo è il racconto di Isaia nella prima parte del capitolo 38. Nella seconda parte si esprime la preghiera che nel pianto Ezechia ha fatto dopo che ha sentito l'annuncio della sua morte. Ed è quella preghiera che oggi viene offerta anche a noi perché preghiamo con queste parole. Ascoltiamo. Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori, come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Il Signore è su di loro, essi vivranno, tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Il ritornello che saremo invitati a ripetere è: spero in te, Signore, tu mi dai vita. Dunque un salmo, una preghiera fatta in momento di desolazione, di malattia, che viene elevata da un animo in pianto. Infatti così inizia il salmo. Io dicevo, nel salmo si racconta che cosa prova il malato. A metà dei miei giorni me ne vado, la mia vita è breve, mi prendi metà della mia vita, sono trattenuto nella porta degli inferi, non c'è ancora la fede nella resurrezione e la morte è pensata come uno scendere nello Sheol, nelle ombre, una vita che non ha spessore. Sono ormai, dice, per il resto dei miei anni, per sempre, sono trattenuto fuori dalla vita. Ed è triste questa prospettiva. Aggiunge ancora un altro pensiero. Dicevo, non vedrò più il Signore nella terra dei viventi. Non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. Qui si indica il dramma e la realtà della morte. In che cosa consiste questo dramma? Che si tagliano le relazioni. Uno cade nella solitudine. Non vedrò più il Signore. Non guarderò più nessuno. Non ci sarà più una relazione con Dio, perché nella tradizione biblica lo Sheol è il luogo dove Dio non entra, dove non c'è più relazione con Dio e non avrò più relazione neanche con i miei fratelli. Questa è la morte, la separazione, la caduta nel buio, nella profonda solitudine. Ricordiamo che dunque non è solo la paura della morte che emerge qui, ma
ma è proprio la prospettiva di questa solitudine, che poi viene espressa con queste altre immagini. La vita viene paragonata a una tenda di pastori. Ecco, la malattia è come il momento in cui questa tenda viene divelta e gettata lontano. Non si appartiene più all'accampamento, si è buttati fuori, non si ha più la tenda, non si ha più il luogo dove stare insieme agli altri. Poi l'immagine passa al tessitore. Quando un tessitore a un certo punto ha finito la trama, quello che avanza viene tagliato e buttato via dal tessuto. Ecco, io sono la parte buttata via dalla trama, non sono più legato agli altri fili. Ancora una volta emerge la prospettiva drammatica della solitudine. Ricordiamoci che questa esperienza, che è provocata dalla paura della morte, dalla situazione della malattia, è quello che si chiama la tentazione, cioè la paura che Dio ci abbandoni, che ci sia qualcosa, in questo caso la malattia e la morte, che ci separi da Dio e quindi anche dagli altri, che il nostro sguardo verso l'alto si interrompa e quindi si interrompa anche il nostro sguardo verso l'altro. Questa paura dell'abbandono è la tentazione del demonio. Quando noi preghiamo nel Padre nostro, non abbandonarci alla tentazione. E ripetiamo in fondo in maniera diversa la stessa preghiera che Gesù ha fatto, o meglio, l'esortazione che Gesù ha fatto, pregate per non entrare nella tentazione. In che cosa consiste? Sappiamo che siamo tentati dalle avversità e dalla malattia a pensare che Dio ci abbandoni, che Dio non abbia cura di noi, che ci sia quella situazione in cui saremo abbandonati, come per un bambino la paura più grande è quella di essere abbandonato. Così per noi la tentazione più forte è che a partire da situazioni di difficoltà noi cadiamo nella tentazione, cioè ci sentiamo abbandonati dal Padre. Questa è la preghiera. Già il mettere dentro la nostra sofferenza, la malattia e farla diventare preghiera è un modo con cui si vince la tentazione. Già rivolgersi a Dio anche nella situazione di difficoltà è un modo con cui noi vinciamo la tentazione. In maniera misteriosa, la preghiera di Ezechia finisce nel tratto liturgico con questa espressione: il Signore è su di loro, essi vivranno, tutto ciò che è in loro è vita nel tuo spirito, e cioè in maniera imprecisa ancora, senza avere la certezza, questo malato confida che lo spirito del vivente è dentro di noi. Come dice la Genesi, noi siamo stati creati dal suo soffio, e il suo soffio è vita. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito, e quindi ecco la grande invocazione: guariscimi e rendimi la vita, rendimi vivo. Noi oggi siamo invitati a pregare questo salmo, sia se stiamo provando anche noi la tentazione di essere abbandonati, di sentirci sotto il peso di una malattia o di una prova, oppure mettiamo questa nostra preghiera accanto a quelle persone che stanno vivendo questa situazione. Ezechia ha saputo viverla in preghiera e questo ha dato forza. Noi sappiamo che abbiamo un'arma in più rispetto a Ezechia. Abbiamo un fratello che è attraversata, che ha attraversato la tentazione, che ha attraversato la prova, ha attraversato anche la croce e sa che Dio non abbandona. Sa che pur essendo tentati di dire Dio mio, perché mi abbandoni, poi la preghiera del salmo che Gesù ha recitato sulla croce continua e canta la fedeltà di Dio. Che il Signore ci aiuti sempre a non cadere nella tentazione, ma ci dia la forza di avere sempre la preghiera nelle labbra e la certezza che Lui, come diciamo nel Salmo,
il Signore mi dà la vita.